Tutti, oggi vi giro un video, vi faccio vedere un video haul. È il secondo che sto girando perché nel primo non so perché è sparito l'audio. Io spero che almeno questo funzioni. Appena sono andata a riguardarlo, l'audio non c'era, cioè come? Quindi niente. Vi faccio questo video haul degli acquisti che ho fatto durante i saldi. Vi anticipo che non sono molti. Ho acquistato giusto alcune cose che mi servivano. Però insomma mi avete chiesto in tantissimi di farvi un video al più presto e quindi eccovi accontentati. Allora, durante i saldi sono stata principalmente da Zara e H&M. Cercavo una camicia bianca perché sì, ce l'avevo la camicia bianca, però ce l'avevo color cremino, ne avevo un'altra bianca con le borchie, sempre di Zara, ma non avevo una bianca semplice e mi serviva soprattutto perché la settimana scorsa a Firenze c'è stato il Pitti. E di solito tutti gli anni sono sempre andata per conto mio, in quanto blogger, bla bla bla, a vedere perché a me piace moltissimo. Però quest'anno lavoravo alla Mondadori come hostess e niente, quindi praticamente avevo un dress code che era camicia bianca, tailleur nero e tacchi. E la camicia bianca, come vi ho detto, non ne avevo una semplice liscia, era tantissimo, la cercavo, quindi ho approfittato per cercarne una che mi piacesse, per mari e per monti, che alla fine sono riuscita a trovare da Zara, ed è questa qua, bianca semplicissima, con il colletto che si può staccare, e i bottoni partono da un po' più giù, non si abbottona fino in cima. Però mi piaceva molto, mi piace questa setina, comunque il materiale. Il prezzo non era basso perché l'ho pagata 49 scontata perché veniva a 69. Obiettivamente non è poco, però comunque mi serviva tantissimo, questa mi piaceva, ne avevo veramente bisogno. Quindi, questa qua. Altro acquisto che ho fatto da Zara sono stati questi stivaletti, questi qua, simil Chloé, che cercavo da tipo settembre. Avevo visto questo paio da Zara, che inizialmente costavano 119 euro e qualcosa, che per me, per un paio di stivaletti così, ok, sono in pelle, però comunque borchiati, ma è pelle di Zara, cioè alla fine non è niente di particolare, mi sembrava un po' eccessivo come prezzo. Quindi ho detto, vabbè, aspettiamo, li ho cercati da altre parti, non mi piacevano, li aveva fatti Geoffrey Campbell, costavano un po' troppo anche quelli. Li ho trovati a sconto, c'era disponibile anche la versione rossa, però appunto io li cercavo neri e c'erano tantissimi tagli, quindi magari se li cercate forse li trovate anche ora. E li ho pagati scontati da 119,69. Fortunatamente avevo la gift card che mia zia per Natale mi ha regalato, due gift card, grazie zia, tra parentesi, e quindi li ho acquistati con quella. Mi piacciono moltissimo. Li ho già usati un paio di volte, sono molto comodi, la pelle è davvero morbida, perfetti, davvero perfetti. Altri acquisti che ho fatto da Zara, ho acquistato questi pantaloncini in velluto. Avevo già acquistato una giacca in velluto sempre da Zara che avete già visto in un video haul, ma avete visto anche nel video dei trend invernali. In velluto con proprio un blazer con i bottoni dorati, non so se vi ricordate. E mi piaceva abbinarla anche al sotto, diciamo, vellutato. Quindi questi pantaloncini mi sono piaciuti tantissimo. Se li vedete così sembra una gonna, in realtà sono pantaloncini molto morbidi e questi li ho pagati, sempre scontati, venivano inizialmente 39,95, li ho pagati 29,99. Mi sembrava un prezzo comunque giusto, molto carini, mi piacevano tanto. Era l'ultima taglia, era la M e poi c'era solo XS, era rimasto, quindi non so se li trovate, però molto molto carini, ve li consiglio. E tornano anche molto molto bene addosso. Sempre da Zara ho acquistato questa t-shirt che avevo già vista tempo fa, però boh, era un po' incerta. Ho acquistato questa t-shirt degli ACDC, che è uno dei miei gruppi preferiti, e ho pagato, inizialmente costava 16,95, l'ho pagata 9,99, quindi mi sembrava un giusto prezzo, insomma. Molto carina, torna molto bene addosso, un po' larghetta, lunghina, le maniche sono ad aletta o comunque non disturba, non è una proprio la mezza manica,
era disponibile la S e la M, io ho preso una M. Ci sono anche altre stampe con il bianco, mi pare, di sfondo e il grigio. Questa era l'unica in nero, almeno che era rimasta lì. Niente, l'avevo vista da tanto, ora poi mi sono un po' flashata con queste magliette. Ne ho acquistato una dei Guns N' Roses di H&M, fatta a top, molto corta. Altre, insomma, mi piace molto il genere e questa mi piaceva tantissimo perché è proprio il mio stile, giacca di pelle. E questa, Bikers, è il top per me. Poi, finiti gli acquisti di Zara, passiamo ad H&M, o H&M, come volete chiamarlo. Ho acquistato, scontato, questo collo, pelosino, e mi piaceva, l'avevo già visto qualche settimana fa, insomma, a prezzo pieno, che veniva 14 qualcosa a prezzo pieno, mentre ho acquistato al 50% di sconto, quindi 7 euro l'ho pagato. È nero, l'ho preso nero perché mi piace sia il contrasto nero su nero, che poi comunque è più portabile, però c'era anche bordeaux e mi pare arancione, non mi ricordo quali altri colori. Comunque molto carino, secondo me è molto, molto carino anche perché rende gli outfit anche quelli più semplici, un po' più sbarazzini, insomma, più particolari. 7 euro se mi interessa. Poi un altro acquisto che ho fatto, però questo non è a saldo, è questo top di H&M Divided, che ho pagato 17,95, quindi anche povero H&M, però mi piaceva molto, era già da un po' di volte che l'avevo visto. Poi sono stata per i saldi, non era sconto, però ho detto vabbè, tanto tutte le volte lo guardo, mi piace, lo voglio acquistare, è inutile, poi alla fine magari non lo trovo più, me ne pento, quindi ho detto vabbè, l'acquisto. Questo top grigio con queste pietre dure qua sul collo, mi piaceva molto perché è molto morbido e mi piaceva molto la manica con questo taglio a canottiera, con questo taglio profondo che mi piace tantissimo, che è carino sia adesso magari con un cardigan sopra, sia magari la sera per andare a ballare con qualcosa di più particolare sotto, ma è carino anche d'estate o comunque nelle mezze stagioni. Mi piaceva, sì, decisamente, io ho preso una 40. Però, dico la verità, ero indecisa perché sì, è morbido, magari la taglia sopra sarebbe stata forse più carina, ancora più morbida, non so. Comunque, mi piace moltissimo. Se vi piace lo trovate da H&M, però non è spuntato, questo era della nuova collezione. Poi non so voi, però io quando vado, che ci sono i saldi, vado per negozi, soprattutto da Zara. Cioè, da H&M non è niente scontato. Avevo trovato dei pezzi della collezione di Maison Martin Margiela per H&M. C'era la giacca di pelle bellissima, era tutta strutturata così, era rimasta una 34. Cioè, che tipo, non mi entra neanche un braccio, la 34 proprio zero. Però non so, quando io vado per i saldi c'è sempre tipo, sì, le robe sconte. Poi c'è il piano, nuova collezione, tutto fighissimo, che comprerei ogni cosa. Cioè, non so se lo fa solo a me, però arrivo lì, no. Cavolo, una nuova collezione. Però comunque niente, questi sono gli acquisti. Ve l'ho detto, non sono tantissimi, spero comunque vi piacciono. Vi lascio il link qua sotto del post dove ho indossato il pellicciotto sul blog e anche del post con due nuovi acquisti per quanto riguarda le scarpe che fate su Spartoo e ve lo lascio qua sotto così potete dare un'occhiata. Niente, questo è tutto. Sicuramente vi farò un altro video, almeno spero, per quanto riguarda i saldi, perché ho visto già su ASOS che ci sono delle cose che mi piacciono molto, che c'è il 70% di sconto, se non lo sapete, andate a dare un'occhiata su ASOS. E niente, ho già parlato tantissimo. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Ah, dimenticavo, visto che è il primo video del nuovo anno, buon anno a tutti, scusate l'assenza, spero di farmi perdonare più presto e niente. Un bacione a tutti!